Il Premier Conte ribadisce a Bruxelles: i conti vanno meglio del previsto, il deficit sarà al 2,1% ed è caccia 5 miliardi di risorse. A Padova condannati a 2 anni i genitori della minorenne che morì di leucemia dopo aver rifiutato la chemio, fu trattata solo con vitamine e cortisone. Per la strage di Viareggio confermate 13 condanni in appello, 7 anni all'ex di Ferrovie Moretti, morirono in 32. Teheran abbatte un drone americano, sale la tensione, poi Trump dice potrebbe essere stato solo un atto non intenzionale. L'Istat certifica in Italia il peggior calo demografico dell'ultimo secolo. Gli squilibri generazionali mettono a rischio la sostenibilità del paese. Presentato Maurizio Sarri, neotecnico della Juventus, che dalla tuta passa giacca e cravatta e dice il coronamento di una carriera.